Buonasera e benvenuti all'odierna puntata di Attualità Granata, il radiogiornale di Radio Granata con le ultime notizie dal mondo del Torino FC. Oggi la squadra di Mister Ventura ha già ripreso gli allenamenti in vista della partita di domenica all'ora di pranzo contro la Fiorentina all'Olimpico. È stata una seduta caratterizzata dalle varie defezioni, tra di queste quelle di Immobile, Farnerud e Cerci. Immobile è fermo perché ha una lesione probabilmente al bicipite femorale della coscia destra, per cui si attendono accertamenti ecografici, dunque le classiche 48 ore di riposo sono in corso proprio per evitare di aggravare il problema e ottenere una diagnosi precisa, sperando che possa essere disponibile per la partita contro la Fiorentina. Stesso discorso per Cerci, che per una fastidiosa lombalgia è costretto a un lavoro differenziato. Anche lui si spera, con più possibilità rispetto a Immobile, che possa essere della partita per la Fiorentina. Anche Farnerud ha svolto un lavoro differenziato per il solito affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Invece Bobo e Larrondo hanno ancora svolto lavoro differenziato. Ricordiamo che sono da lungo tempo infortunati, Bobo da circa un mese, Larrondo invece dal mese di ottobre per la rottura del piede, e si prevede per entrambi il rientro graduale in gruppo nelle prossime due settimane. Per la sfida contro i Viola di Vincenzo Montella mancherà Giuseppe Vives, che ha raggiunto il fatidico quarto cartellino e dunque sarà squalificato per l'importante match dell'Olimpico. Un turno di riposo che sicuramente non gli farà male, dato che nella partita di Parma è apparso piuttosto affaticato e appannato. Dunque una settimana di riposo, sperando che ritorni il calciatore che tanto aveva fatto bene a novembre e a dicembre. Ma siamo in periodo di calciomercato, dunque aggiorniamo la situazione D'Ambrosio, che sembra essere l'unica trattativa attualmente attiva del mercato Granata. Il Torino ha accettato l'offerta economica dell'Inter, ossia i circa 2 milioni di euro, ma il problema riguarda la contropartita tecnica, dopo che sono giunte complicazioni riguardo all'inserimento di Ruben Botta, talentuoso esterno sinistro e trequartista che l'Inter ha ingaggiato a parametro zero quest'estate dall'Argentina, ma il vero problema è che il ragazzo non vorrebbe venire in comproprietà a Torino, e soprattutto anche la stessa società non sarebbe dell'idea di lasciarlo definitivamente a Torino, ma anzi nel caso di una comproprietà vorrebbe avere addirittura un diritto di riscatto. Dunque la situazione è abbastanza difficile ed è probabile per questo motivo l'inserimento di un'altra contropartita tecnica che invece potrebbe arrivare a Torino in comproprietà. Si tratta di Patrick Olsen, giovane centrocampista della primavera dell'Inter, aggregato negli ultimi mesi con la prima squadra di Mazzarri, che potrebbe essere un ottimo rinforzo per il centrocampo di Moreno Longo. Dunque queste sono gli ultimi diciamo, aggiornamenti. Si parlava anche del possibile inserimento di altri ragazzi dell'Inter come Mbaye e Duncan, dopo che la contropartita tecnica Mudingai non trovava il gradimento della società granata. Dunque un affare che sicuramente andrà in porto, ma c'è bisogno ancora di qualche giorno probabilmente per limare gli ultimi accordi relativi alla contropartita tecnica. Dunque per questa sera da parte di Attualità Granata è tutto, da parte mia Giacomo Corongiu l'augurio di una buona serata e di buona continuazione.